Ciao, sono Frank di Mammoth Reflex. In questo video andremo a vedere quali sono i 5 motivi per cui la nuova Fuji X-T3 ci è piaciuta. Primo punto è la facilità di utilizzo. Personalmente vengo da anni di utilizzo di sistema Reflex. Il Fuji è un pochino differente, ma non dovete spaventarvi perché basta un po' di familiarità, giusto mezz'oretta, 40 minuti per vedere dove sono i settaggi da tenere d'occhio, da tenere sempre a portata di dita, e mettere due valori tramite il display posteriore su quelli che sono magari il massimo ISO da poter utilizzare, la qualità di scatto, se JPEG fine o anche RAW. O se utilizziamo il video, quali sono i settaggi video, dopodiché possiamo partire e andare a fare le nostre uscite senza nessun problema. Il secondo punto per cui ci è piaciuta è la versatilità. Il corpo macchina è infatti abbastanza leggero, tutti i comandi sono a portata di dita, il display posteriore basculante ci permette di fotografare da qualsiasi angolazione, e se noi vogliamo metterci un obiettivo 35 mm diventa perfetta per la street photography e passa del tutto inosservata senza dare nell'occhio. Da piccola e discreta con un 35 mm possiamo montare un 16-55 f2.8, un obiettivo veramente ottimo, un pacco batterie che ci allunga la vita, indispensabile per coprire servizi un pochettino lunghi, e trasformare così la macchina in qualcosa di un po' più pesante, un po' più ingombrante, ma assolutamente affidabile in ogni condizione. Il terzo motivo per cui ci è piaciuta è la qualità di costruzione, la qualità del sensore, che ricordo non è un full frame ma un APS-C da 26.1 megapixel, un sensore che lavora molto bene anche ad alti ISO, anche se vi consiglio di non raggiungere il limite, ma diciamo che fino a 6400 siamo super tranquilli, e un'ottima via di mezzo tra una macchina super professionale su cui spendere molti soldi e una più economica. Questa infatti ci permette di avere ottime soddisfazioni sia per portare a casa un report o un servizio eseguito in maniera professionale, sia per una semplice uscita del fine settimana o qualche esperimento per migliorarci nell'approccio con la fotografia. Il quarto punto per cui ci è piaciuta è la realizzazione dei video. Infatti il settore video è veramente avanti, se siete dei filmmaker o se solo siete appassionati di video, i settaggi sono veramente tanti, la qualità è altissima, registra in 4K a 60p, c'è la possibilità di applicare profilo colore Provia, Eterna, e le soddisfazioni sono davvero tante anche per quanto riguarda gli slow motion con 120p. Il quinto punto a favore della X-T3 è il suo parco ottiche, poi un punto a favore di Fuji in generale, e sono ottiche davvero ben fatte e varie, che coprono davvero una gamma ampia, soprattutto la serie XF, che è ben costruita ed è tropicalizzata, ci permette di uscire in ogni situazione climatica, e anche se alcune non sono stabilizzate è un problema che non si avverte, in quanto il sensore dell'X-T3 è davvero buono. Se poi un giorno Fuji vorrà montare la stabilizzazione del sensore all'interno della macchina, sarà qualcosa di sicuramente ben accetto. Questo è uno dei primi video che realizziamo sui prodotti che abbiamo la possibilità di testare. Ci tengo a ringraziare Fujifilm Italia che ci ha fornito la X-T3, lasciandocela per tutto il tempo necessario a fare le nostre provine. Quello che proviamo a fare è fornire un approccio non troppo tecnico, ma basarci su quelle che sono le nostre sensazioni, cercando di sottolineare i punti positivi di quello che proviamo. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, se non vi è piaciuto, fate pure finta di niente, cercheremo di migliorare, ma quello che è importante è che continuiate a seguirci sulla nostra pagina www.mammothreflex.com, sul nostro Facebook, sempre aggiornati per quanto riguarda il mondo della fotografia a 360 gradi, le mostre, le news, i report, tutto quanto. Anche il nostro canale Instagram è attivo, trovate tutte le informazioni in descrizione. Direi di aver detto tutto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!